Ciao a tutti, santi, bentrovati al nostro consueto appuntamento settimanale. Bene, se siete pronti possiamo cominciare a scioglierci. Facciamo il riscaldamento iniziale come di consueto. In questa lezione faremo oltre ai nostri esercizi per la mobilità e il miglioramento della funzionalità vertebrale, della colonna vertebrale. Nell'ultima parte, come vi avevo preannunciato nella lezione scorsa, dedicheremo l'ultima parte a questa posizione cosiddetta invertita, posizione sulla testa o Sirsasana, la classica dello yoga. Cercherò di fare una spiegazione per cui è possibile fare una versione limitata di questa posizione, tentare di impararla anche a chi non l'ha mai fatta, almeno nella sua fase iniziale, nel suo approccio iniziale. Per cui vi consiglio di organizzare il vostro spazio in modo tale, poi anche in seguito, anche non subito, di avere la possibilità di procurarvi un appoggio, per esempio il muro, quindi una parete libera dove potervi appoggiare per tentare il rovesciamento del corpo con base sulla testa, e se non avete una parete libera potete chiudere una porta, facendo in modo che sia ben chiusa, che non si apra ovviamente, e usare questa porta come appoggio. Ovviamente vi servirà il tappetino, il vostro tappetino, nel caso in cui questo tappetino non fosse inizialmente nel posto giusto, voi lo sposterete vicino a questa porta o a questa parete, che da usare come supporto per provare l'invertita, la posizione invertita. Bene, abbiamo un movimento, facciamo l'allungamento dei quadricipiti, questa posizione qui, come di consueto, mando un ginocchio a terra o verso terra. Ripeto sempre le mie raccomandazioni iniziali per chi si apprestasse a fare questo tipo di esercizi o questo tipo di disciplina la prima volta o per le prime volte: non forzate mai nessun movimento. Vi ricordo che l'allungamento, lo stretching va fatto delicatamente perché, e possibilmente non dovrebbe causare dolori muscolari del giorno dopo o di quei giorni dopo, perché al contrario degli esercizi da sforzo, laddove il dolore muscolare del giorno dopo è normale ed anzi è un indicatore del fatto che abbiamo ben lavorato, per ciò che riguarda l'allungamento questo dolore non è una cosa positiva, il dolore del giorno dopo, anzi se è troppo forte causa in realtà l'effetto contrario, cioè un accorciamento muscolare, il contrario di quello che vogliamo ottenere. Perché proprio perché la causa di questo dolore è totalmente diversa, se è totalmente diversa la causa da sforzo e la causa da stretching. È sempre un dolore muscolare, ma è causato proprio da processi muscolari interni totalmente diversi, su cui adesso non mi dilungo perché sarebbe troppo complicato, occuperebbe troppo tempo con la spiegazione. Quello che è bene sapere è che appunto quando facciamo esercizi di allungamento e di stretching, se il giorno dopo, intanto che abbiamo esercizio, abbiamo un lievissimo risentimento muscolare, un dolore, può anche andare bene, sarebbe meglio niente. Ma se sentiamo che il giorno dopo abbiamo dei dolori, vuol dire che abbiamo forzato troppo. Bene, vedete l'esercizio da fare di riscaldamento, facciamo lo scioglimento dei piedi, delle caviglie in questo modo. Ovviamente se avete dolore lo fate in completo, qui non metto tutto il peso, quindi non faccio il completo, mi vado a mettere tutto il peso sui piedi. E anche qui, quando metto il collo del piede a terra, faccio attenzione, non metto tutto il peso, oppure lo metto tutto, oppure addirittura.
verso le onde. Regolate questo movimento secondo le vostre possibilità, necessità. Vi ricordo che quando siamo nella posizione con le dita dei piedi a terra, quindi questa, è essenziale aumentare il più possibile questo piegamento, quello della caviglia, perché così questa parte del piede sarà perpendicolare e allora le dita non vanno in sofferenza quando io ci metto il peso sopra. Se invece io piego poco qui le caviglie, poso le dita così, quando ci metto il piede sopra mi fanno male, giustamente. Quindi se abbiamo un piegamento della caviglia non buono, non mettiamo tutto il peso, altrimenti invece di ottenere un effetto positivo otterremo un effetto negativo, perché andremo a stimolare troppo forte i piedi che non sono nella giusta posizione e non hanno quindi l'ottimale scarico del peso a terra. Bene, proprio per aumentare la possibilità di piegamento della caviglia, che abbiamo scioglimento, andiamo a prendere questa posizione e come al solito andiamo a mettere il peso su un piede, lo lascio 4-5 secondi e poi cambio, così come vedete fare a me. Trovate una posizione in cui i piedi e le mani non scivolano, così state più comodi. Una posizione in cui il tallone si avvicina a terra ma non ci arriva, così da avere un margine di miglioramento. E come vedete, questo esercizio tende ad aumentare il piegamento della caviglia, a diminuire l'angolo fra collo del piede e sfingo. Giù le ginocchia, ci mettiamo in questa posizione, Vajrasana, e facciamo il riscaldamento, scioglimento per le ginocchia e le anche in questo modo. Allora, come molti di voi già sapranno bene, ci aiutiamo con le mani a terra per il sollevamento e l'appoggio del bacino a destra e a sinistra, se ne abbiamo bisogno. Se abbiamo bisogno, addirittura facciamo il movimento in completo, cioè non appoggio, vado solo oscillo di qua e di là. Per chi ha più facilità, non uso il sostegno delle braccia e lo faccio in questo modo, solo se non sentite dolore. Ci rimettiamo seduto a Vajrasana. Bene, da qui ci rimettiamo seduti, proseguiamo con il riscaldamento, andiamo a fare le rotazioni, gamba destra dietro in questo modo, mi appoggio con tutte e due le mani a sinistra,
e farò ruotare il busto e la testa. Poi cambio, inverto la posizione delle gambe e giro busto e testa dall'altra parte. Fatelo delicatamente. Come sempre all'inizio i movimenti li forziamo magari un po' meno, poi quando e se sentiamo che il corpo è in grado di assorbirli meglio, li forziamo un po' di più. Vi ricordo che questo esercizio, questa rotazione, tende verso l'alto, quindi mi giro, poi ruoto e insieme salgo quello che posso, tento di far diventare il busto con la vertebra più alta, spingendo un po' pure con le mani a terra. Quindi sto più seduto possibile e meno sdraiato indietro possibile durante il compimento della rotazione. Modifichiamo l'esercizio andando a fare il completo, è sempre una rotazione, il movimento delle gambe inizialmente il cambio di peso è lo stesso, solo che vado giù col busto, mando la gamba indietro e guardo il piede, poi cambio, il passaggio di peso sui glutei da un gluteo all'altro è lo stesso e vado a fare questo che vedete fare a me. Lo potete fare un po' più velocemente, un po' più lentamente di come lo potete fare a me. Trovate un ritmo vostro che possa essere tranquillo, sostenibile. Come vedete, possibilmente la gamba che va indietro non poggia a terra, se è impossibile da poggiare a terra. Ultimo, tornando, ci fermiamo seduti e proseguiamo il riscaldamento con l'allungamento della muscolatura posteriore delle gambe. Come di consueto, afferro i piedi, se è impossibile i piedi, afferro le caviglie, stendo anche solo parzialmente e chiudo. Non tirate tanto, specialmente all'inizio. Thank you.
passiamo al divaricato, braccia fra le gambe, apro il petto, sinistra rosa, e ora uniamo i due movimenti fatti finora, quindi ci mettiamo la rotazione, sempre con le braccia dentro, apro avanti e poi giro e chiudo, apro, giro e chiudo, stendo, giro e chiudo, fatelo più o meno con questo ritmo, non troppo velocemente. Sta. Bene, terminiamo il riscaldamento col dondolo veloce sulla schiena, per cui vi mettete in questa posizione, avendo quindi cura di avere lo spazio dietro disponibile per poter fare la capriolina. Si tratta appunto di fare una capriolina in avanti, indietro e una in avanti. Quando sto qui c'è tempo di chiudere un po', e ugualmente lo sto qui pure dentro di chiudere un po'. Questo è il movimento. Il consiglio che posso darvi è cercare di mantenere la curvatura della schiena più omogenea possibile durante il dondolamento, perché se c'è questa curva dondolo più facilità. Quindi è soprattutto la parte lombare della schiena che dobbiamo evitare di tenere dritta, altrimenti avremo l'effetto botta del bacino quando scende giù. Effetto che dovremo cercare quanto possibile di evitare. Bene, facciamo l'ultimo, tornando seduti possiamo fermarci e andiamo a fare il nostro riposo dalla poca fatica fatta, andando a realizzare l'abbandono in Baddha-Konasana. Quindi in questa posizione andiamo giù, solo abbandono, per chi ha meno facilità sarà più alto, quasi seduto, comunque la testa è abbandonata in avanti, gli occhi si chiudono. Facciamo 2-3 respironi, sospiri, quindi facciamo calmare il respiro che si è velocizzato un po' per il riscaldamento che abbiamo fatto, rilassiamo il viso
lo sentiamo perdere, quasi sciogliersi, liquefarsi. Piano, col metodo consueto, occhi chiusi, porto il peso tutto sui glutei, le braccia sono rilassate, poi srotolo la schiena dal basso all'alto. Quando la testa va su, appoggio le mani o i polsi sulle ginocchia e trovo la mia posizione comoda, richiudo gli occhi se li ho aperti, sto pure un po' curvo se sto più comodo, devo stare comodo e con il peso totalmente sul sedere. Sto eretto col busto solo nel limite della comodità, spalle scese, niente tenere le spalle giù, rilassati, solo 3-4 secondi per sentire gli effetti della verticalità realizzata del busto. Bene, possiamo riaprire gli occhi. Ora, da qui, ci giriamo, o meglio, vi mettete come preferite, io mi metto così, così mi vedete meglio, allunghiamo le gambe sul nostro tappetino, andiamo a fare la prima posizione statica, faremo il piegamento in avanti, Paschimottanasana, sempre per l'allungamento della muscolatura posteriore, quindi tutto il corpo praticamente. Iniziamo realizzando semplicemente l'abbandono in avanti, quindi in questo modo, per chi ne avesse bisogno anche con l'appoggio delle mani dietro, i quadricipiti, gli addominali, la muscolatura anteriore del corpo deve essere rilassata. Se ho bisogno di irrigidirmi, allora metto le mani, abbandono bene la testa, rilassando il collo. Chiudo gli occhi, faccio un bel respiro, iniziamo a rallentare il metabolismo interno attraverso una respirazione calma, tranquilla, fluida, rilassata. Ed ora andiamo ad afferrarci leggermente più avanti, con le mani sulle gambe, sulle caviglie, arrivate sui piedi solo se è facile. Ci prendiamo come di consueto due tempi per realizzare quest'asana, questa posizione. Sempre attenzione che il collo sia completamente rilassato, la testa abbandonata, solo le mani sono in forza per tenerci, il resto del corpo rilassato, niente forza sulle spalle, sulle braccia, tutto allungato, rilassato. Iniziamo ad aumentare l'ampiezza del respiro, immettendo ed espellendo più aria del normale, sempre con il naso, possibilmente lentamente. Iniziamo a prendere confidenza col moto interno provocato dal respiro. Se e quando la posizione diventa più facile, più abbordabile perché il corpo ci si abitua, allora andiamo anche un po' più avanti con la presa delle mani. Quanto lo dovete stabilire voi? Continuiamo a respirare con la testa abbandonata, gli occhi chiusi abbondantemente, con calma. Percepiamo l'aumento della mobilità addominale, dell'addome data dall'aumento del respiro, cerchiamo di convogliare l'aria nel riempimento, nell'inspirazione, di convogliarla nel dorso. In questa posizione è il dorso che dilata, cercando appunto di ottenere un effetto di maggior riempimento d'aria.
ci apprestiamo a fare l'ultima inspirazione molto molto ampia, quando ci troviamo ad espirare lascio la presa delle mani, lascio il controllo del respiro e pian piano con le braccia rilassate torno ad addrizzare la schiena. Prima metto il peso sul sedere e poi srotolo la schiena dal basso all'alto. E deve sembrare che il corpo torna su da solo, quasi senza la mia volontà. Arrivato ad addrizzare il busto, ci prepariamo a sdraiarci a terra per andare a rovesciare la posizione che abbiamo appena fatto. Quindi giù in questo modo, se avete poca facilità di tornare la schiena, va aiutate con le mani a terra, ci abbandoniamo solo per qualche istante in Shavasana. Fate in modo di sollevare la testa, allungare bene il collo e poi riappoggiarlo a terra. Le mani, il palmo delle mani è rivolto verso l'alto o verso il corpo. Un bel respiro, anche due, ci sentiamo abbandonati completamente a terra. Questa è cosiddetta la posizione d'abbandono, è una posizione di yoga in realtà. Nello yoga è importante l'allenamento sulla capacità di rilassamento e quindi di abbandono al pari della capacità controllo del corpo e del respiro. Bene, ci prepariamo a fare Alasana, posizione dell'aratro, e dando al corpo la stessa stimolazione di prima, questa è un po' più forte perché siamo rovesciati, cambio di braccia attaccate al corpo, palma della mano a terra. Inspiro, espirando, trattenendo l'aria sulle gambe, lentamente, e chi ha poca facilità lo fa più velocemente. Spingo con le mani, con le braccia, tiro su il bacino, trovo l'appoggio sulle spalle, sulla parte alta della schiena mi assesto e poi vado a chiudere la posizione di più o di meno, anche con le gambe un po' piegate. Trovate una cosa che sia relativamente comoda perché la dobbiamo tenere qualche secondo. Cerchiamo di respirare senza forzare però troppo la respirazione, un po' abbondantemente usando l'addome. In questa posizione il torace, la parte alta, è compressa, per cui uso questa parte, la parte bassa che ora si trova in alto, per respirare, per avere facilità in questo tipo di respirazione, cerco di aumentare la mobilità addominale. Durante il respiro la pancia si gonfia un po', quando inspiro si comprime quando espiro. Possiamo lasciare il controllo del respiro e iniziare a tornare. Vi ricordo di tornare possibilmente piano, anche piegando le gambe, spingo bene con le braccia a terra e cerco di tornare piano piano. Per chi è più avanti e vuole faticare un po' di più, braccia alte oltre la testa, controllo l'appoggio della schiena solo con la forza dell'addome. Cerchiamo comunque di scendere possibilmente piano, evitando di precipitare nell'ultima parte a terra. Quando la schiena è tutta a terra, piego le gambe, abbraccio le gambe legate, ne appoggio il peso delle braccia rilassate sulle ginocchia, sugli stinchi. Un bel respiro.
Basta uno, due respiri, sentiamo il respiro placarsi, assottigliarsi, minimizzarsi. Durante il riposo dovremmo sempre cercare di trovare, se questo accade spontaneamente, un breve arresto spontaneo del respiro. Andiamo a fare ancora un riposo realizzando questa posizione, metto i piedi, pianta dei piedi a contatto, taglio del piede a terra e lascio andare il corpo in rilassamento, rilassare bene la parte del bacino, tutta la muscolatura, la lombare, la zona bassa della schiena. Sentite che in questa posizione l'addome è tirato verso l'alto, l'aria lombare tende ad aumentare, cioè lo spazio qui sotto la schiena. Se ho buona capacità d'abbandono, le vertebre lombari vanno in distacco, si allontanano l'una dall'altra in questa posizione. Vi ricordatevi di rilassare sempre il viso, perché l'espressione rilassata del viso tende ad avere una capacità di influenzare il rilassamento del corpo. Possiamo prepararci a tornare su, possiamo allungare, distendere le gambe a terra, le mettiamo vicine una all'altra, inspiro, estendo le braccia e inspiro pure trattengo l'aria e vado su col posto, per chi ha facilità quasi sembra che succede da solo, senza sforzo. Ci prepariamo a dare la controstimolazione alla nostra colonna vertebrale e all'intero corpo, all'intera sua muscolatura. Quindi ci spostiamo indietro nella parte posteriore del tappetino, ci apprestiamo al nostro consueto sollevamento con l'aiuto delle mani tirate su il sedere e andiamo a metterci sulle dita dei piedi. Voi vi aiutate con le mani, Quindi qui, una volta che se avete la possibilità, metto le mani sulle ginocchia. Trovo la stabilità e provo a chiudere gli occhi. Anche se traballo un po', se poi è necessario, riaprirò gli occhi o mi aiuterò con le mani a terra. Mani a terra, mettiamo pure le ginocchia e ci mettiamo capponi. Dunque andiamo a realizzare la controstimolazione con due posizioni. Cominciamo con Bhujangasana o il cobra, per cui vi do varie versioni, perché questa posizione, per chi dovesse avere problemi lombari, è da prendere un po' con le molle e quindi non forzare assolutamente. La versione più meno stimolante è questa qui, dove io tengo le spalle, vedete, in forza, niente abbandono delle spalle, spalle in forza e anche glutei leggermente contratti, in modo che il piegamento all'indietro della schiena sia blando, la testa tende comunque ad andare un po' indietro. Per chi ha più possibilità, sposta le mani leggermente davanti, abbandona le spalle, rilassa i glutei. Quindi qui la stimolazione è più forte, questa posizione manda in leggera compressione le vertebre lombari, quindi non la fate se sentite un eccessivo dolore, fate l'altra versione. Faccio qualche respiro, possibilmente lentamente e profondamente, dando risalto all'inspirazione, quindi espiro anche un po' più aria del normale, ma soprattutto ne inspiro, cercando di gonfiare la pancia e il petto, cioè la parte anteriore del torace durante la fase di riempimento.
è ancora un'ultima ispirazione molto molto ampia. Quando ci troviamo ad espirare possiamo scendere giù. Quindi vado ad appoggiare la pancia a terra, cambio l'appoggio delle braccia, metto i gomiti per terra per trovare questa molto più blanda posizione detta della sfinge. Gomiti e mani più o meno alla larghezza delle spalle. Se non ho dolore, metto le spalle in forza per andare un po' più su. Quindi nella sua versione completa la pancia è totalmente staccata da terra, solo il pube poggia a terra. Se avete dolore, la fate un po' più giù, regolandola sulla forza delle spalle, poggerete l'addome parzialmente o totalmente a terra. In ogni caso, le spalle sono in forza, i glutei sono rilassati. La respirazione è esattamente la stessa di prima. Qui, essendo più comoda la posizione rispetto a prima, cerchiamo di curare meglio la respirazione, rallentarla di più, ampliarla di più. La regola è sempre la stessa. Il risalto del respiro è nel riempimento della inspirazione. Andrò ad espirare anche in questo caso un po' più aria del normale, ma senza forzare a fondo l'espirazione. Tenterò di forzare a fondo solo il riempimento. Bene, ci prepariamo all'ultimo riempimento d'aria, molto molto ampio, molto lento. Quando ci troviamo ad espirare possiamo andare giù, vento a terra, ci prepariamo a rialzarci, mani a terra in posizione di spinta, con i gomiti verso l'alto, punto le dita dei piedi, punto le ginocchia, sollevo il bacino, poi metto forza sulle braccia e vado su, torno quindi i tarponi. Ci apprestiamo alla nostra ultima posizione per l'apertura, posizione della devozione, Namasana, più o meno questa cosa qui, per mandare in estensione la parte dorsale del colonne vertebrale. Se possibile il mento a terra, se si fa male la cervicale o è troppo scomodo lo fate con la fronte a terra. Se possibile allungo bene le braccia in avanti, anche qui se è troppo le tengo un po' piegate. La respirazione è la stessa di prima, eh? Evitate di fare questo, cioè di scendere in giù col bacino che tende a rimanere un po' alto. Respiro. L'ultimo riempimento d'aria molto molto ampio, quando ci troviamo ad espirare andiamo questa volta sì ad abbassare il bacino e ci sistemiamo per riposarci in Dharmikasana in posizione fetale. Questa posizione qui con la fronte a terra, la destra se preferite girata
trovate una vostra posizione comoda. Se doveste stare scomodi, la fate in questo modo, con l'appoggio delle mani, con l'appoggio così. Sarebbe opportuno trovare comunque un modo per cui il peso della testa possa essere scaricato a terra. Lascio andare il corpo completamente, occhi chiusi, respiro spontaneo, rilassato, rimanete giù anche se io mi sono alzato. Cerchiamo di percepire il riassestamento, il riallineamento vertebrale ed il riposo del corpo. Il respiro, se prima abbiamo respirato tanto, ora tende a diventare lieve, tende a minimizzarsi, quasi a non esistere. Possiamo iniziare a risalire, come sempre, occhi chiusi, testa penzoloni, collo rilassato e schiena curva, lentamente andiamo a riposizionarci con il peso tutto sui glutei, poi srotolo la schiena dal basso all'alto. Quando la testa va su, le mani vanno a finire sulle gambe, se necessario mi sistemo. Metto più comodo possibile nella posizione, richiudo gli occhi se li ho aperti e rilasso il corpo, spalle scese. Gli occhi chiusi vanno a guardare nel centro della fronte, quindi leggeri occhi storti verso l'alto. Mantenere qualche istante questo controllo degli occhi e rimanere qualche istante senza respirare. Creando l'assenza. Bene, possiamo rilassare gli occhi, tornare ovviamente a respirare e ora possiamo metterci seduti e andiamo a fare, come vi avevo detto nella parte iniziale, all'inizio, questa preparazione alla posizione invertita. Quindi organizzatevi per avere l'appoggio del muro o per chi ha necessità, per chi avesse la possibilità, per non conosce la posizione, la sa già fare, la può fare anche senza l'appoggio del muro. E vi dico alcune cose preliminari che è importante sapere. Allora, primo, è importante creare quella base d'appoggio che sia opportuna, perché così evitiamo di farci male. Quindi la posizione del, quando andrò a mettere le mani a terra in questo modo, la posizione è con le dita intrecciate, sarà questa, anche se adesso la faccio da seduto. Quello che è importante riuscire a fare una volta che saremo con la testa a terra, quindi non in questa posizione, è questa cosa qua. Vedete che io ritiro il collo, spingo con le spalle e i gomiti, quindi vedete che i gomiti, ora che non hanno nessun appoggio, tendono ad andare oltre il livello della testa. Questo significa che se io faccio lo stesso tipo di forza quando sto in questa posizione, faccio questo, spingo, tolgo peso dalla testa. Adesso è facile perché ho le ginocchia per terra, quindi il peso sulle braccia e sulla testa è molto poco. Anche quando faccio questo, però, devo sempre fare questa forza. Adesso ve lo faccio vedere sollevando la testa, anche se in realtà quando il nostro corpo sarà sollevato completamente, sarà molto difficile sollevare la testa, ma quello che noi dobbiamo fare non è sollevare la testa, ma è togliergli un po' di peso, spingendo con le braccia.
Però quello che dovete fare attenzione è non fare questo, allungare il collo, perché se io allungo il collo e spingo con la testa, le braccia non avranno nessuna presa per terra. Quindi, quello, adesso ancora non stiamo facendo il completo, quello che dovete cercare di capire, mi metto di profilo perché si vede meglio, è questa cosa qui. Quando sto qui, così, il collo ha una lunghezza. Quando cammino e tendo a mettere il bacino sopra la testa, vedete, il collo si accorcia per consentire a i gomiti di spingere. Quindi il collo si accorcia. Allora, adesso veniamo al posizionamento vicino al muro per chi proprio sta provando per la prima volta, vicino al muro o alla porta, come avevo detto prima. Vi mettete vicino a una distanza che sia 30 cm dalla porta, dal muro, e provate inizialmente solo questa cosa qua. Quindi io faccio questo, poi porto su un piede e cerco il muro. Cerco il muro e mi metto così. Solo questo, per chi lo prova per la prima volta, già se riesce a fare questo è una cosa buona. Solo 3 secondi e poi mi metto giù. Vi ricordo che quando avete fatto la posizione vi dovete sempre riposare un po' con la testa giù, magari evitate di alzarvi subito di botto. Ovviamente per chi avesse più facilità fa sempre la stessa cosa. Quindi cerco, prima alzo la gamba il più possibile, poi do una spintarella e cerco più velocemente possibile il muro, poi allungo una gamba e l'altra e faccio solo questo per chi vuole. Chi vuole andare un po' più avanti stacca solo un piede. Sentire l'appoggio delle braccia, spingo, vedete, io posso addirittura sollevarla la testa, ma non la dovete sollevare, dovete evitare che non c'è peso sui gomiti, ritirando un po' il collo. Poi per chi vuole ovviamente può provare a staccare tutti e due i piedi. Via, per scendere va aiutato col muro. E da qui poi lo posso fare anche velocemente, appoggio e riposo. Cerco di evitare sbalzi enormi di pressione alla testa, specialmente se siete stati un po' su, e mi tiro su un po' piano. Quindi avete questa ultima parte della lezione per realizzare le vostre prove. Se questo appoggio al muro è troppo, perché per qualcuno può avere paura anche di fare semplicemente questo, specialmente stando a casa da soli, potete fare soltanto questa semiposizione e allenarvi su questo controllo del collo. Quindi sedete su, collo corto, sedete giù, collo lungo. È questo l'importante. Bene. La nostra lezione è purtroppo anche questa volta finita. Vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo prossimamente sempre sugli stessi schermi. Grazie. Ciao.